nei beni culturali, se questa sia una scelta e una manovra rilevante per il nostro paese oppure se soltanto una perdita di tempo. Noi siamo sicuri che questa scelta di privatizzare i beni culturali sia una scelta appunto corretta, poiché eviterebbe molti problemi al nostro paese. Ma partiamo dalle origini. Che cosa sono i beni culturali? I beni culturali possono essere mobili e immobili e sono determinati come tali quegli elementi che presentano interesse artistico, storico e archeologico. I beni culturali possono essere organizzati come beni paesaggistici e formano il patrimonio culturale di un determinato paese. Come tutti sappiamo, l'Italia ha un rilevante patrimonio culturale. Infatti, dopo approfondite ricerche, io e la mia squadra siamo arrivati a testimoniare che l'Italia possiede il 50% del patrimonio mondiale della cultura. Il problema però di questo patrimonio culturale italiano è che spesso, e purtroppo spesso e volentieri, non viene utilizzato come dovrebbe. Il problema di questo patrimonio culturale è che spesso viene lasciato al degrado e viene sottovalutato. Infatti, visto che la maggior parte di questo patrimonio culturale è di organizzazione pubblica, ci sono vari enti pubblici che lo organizzano. E i problemi appunto derivano da questo. Noi crediamo infatti che se questi beni culturali venissero privatizzati, molti problemi scomparirebbero, sia legati all'organizzazione che legati ai costi e alle spese. Ma vediamo più in particolare questi due punti. Prima di tutti noi pensiamo che l'organizzazione cambierebbe e le cose cambierebbero, principalmente perché quando un privato deve gestire un bene culturale ha soltanto una cosa su cui concentrarsi, mentre uno Stato, o comunque un ente pubblico anche più piccolo come comuni e città, hanno più cose a cui pensare, perciò il problema dell'arte passerebbe in secondo luogo. Come secondo punto abbiamo pensato che se questi beni privatizzati venissero a contatto con delle associazioni no profit, ovvero che non si interessano ad un fine culturale riguardanti i soldi, i costi e le spese diminuirebbero. Voi direte ovviamente che come uno Stato non può sopportare la spesa di un patrimonio culturale così vasto, ovviamente figuriamoci se può farlo un privato, pur benestante che sia. È proprio per questo che abbiamo pensato che sarebbe opportuno raccogliere fondi mediante donazioni di posti e manifestazioni che aiuterebbero il privato a sostenere questa spesa. Ora le mie compagne nel turno successivo vi spiegheranno passo a passo questi passaggi. Grazie per l'attenzione.